Ciao anime belle, eccoci qui al quarto tentativo di face up, cioè di trucco delle bambole. I colori sono i soliti, cioè matite acquarellabili, Derwent e pastelli Miu Jiu, e vi lascio il link nell'info box. Dopo aver passato una spruzzata o due di Super Mr. Clear. Allora, problemi sono sempre i soliti, praticamente sembra che il colore non si appiccichi sulla superficie, soprattutto il bianco. Dopo questo video e anche quello che ci sarà tra poco del quinto tentativo di trucco, ho avuto la fortuna di conoscere tramite Instagram un artista di Roma che si chiama Miss Cherise Doll. Non ha un canale YouTube, però una pagina su Instagram e un negozio online. Vi lascio il link in box e fa delle cose meravigliose. Ho chiesto aiuto a lei. Principalmente le ho chiesto se faceva corsi perché volevo imparare. Lei mi ha detto di no, perché insomma è una cosa che interessa ancora a poche persone. Però ho approfittato e le ho chiesto qualche consiglio del perché, insomma, sembra che i colori non si appiccicano appiccichino sulla superficie, e mi ha detto che proprio il problema è come spruzzare il Mister Super Clear. In effetti dice se si spruzza troppo e a una distanza troppo ravvicinata si ottiene l'effetto opposto, quello che infatti sta succedendo a me perché non si appiccica nulla. Quindi ho fatto questa bambolina, ho fatto la numero 5, però spero la numero 6, seguendo i suoi consigli, mi venga un pochino meglio. Anche lei mi ha consigliato sempre di esercitarmi, esercitarmi, esercitarmi per ottenere risultati migliori, e quindi spero, insomma, di insistere sempre di più e di ottenere risultati migliori. Ho utilizzato una lampada molto forte per illuminare, anche con l'ingranditore, e mi dispiace che la ripresa non è forse delle migliori, però per me se no è impossibile andare un pochino meglio. Per il bianco degli occhi alla fine opterò, secondo me il sistema migliore è quello di passare l'acrilico e poi dipingere sopra. Secondo me è la cosa migliore. Altro errore che vedrete su questo viso è alla fine ho spruzzato, e qui me ne sono accorta, troppo da vicino al Super Mister Clear ed è venuto un viso lucido, è venuto un viso lucido, e quindi non mi piace per niente. Sarà un errore che ormai ho imparato, sperimentato, e dunque non lo ripeterò più. Allora vi lascio al video e alla musica, buona visione e abbiate pazienza perché sto ancora all'inizio. Thank you.
Altra cosa che ho visto fare tra uno strato e l'altro, passare di nuovo il Super Clear, il Mister Super Clear. Io ho provato anche quello, però ecco, mi viene sempre l'effetto lucido perché sbaglio, ho sbagliato, ho avvicinato troppo lo spray e quindi è un errore che posso modificare. Altra cosa un pochino utile è anche rendere fronte e guance, mettere il pastello, ho visto dopo, cioè prima fare e passare le matite, poi i pastelli, non come fa Dolightful. Io mi trovo male perché forse dopo il brush poi bisognerebbe passare lo spray e poi le matite. Insomma, bisogna trovare il proprio stile e sperimentare più volte. Spero che il video vi sia piaciuto, anche se ancora sono molto all'inizio, e vedete qui poi nel viso finale si vede l'effetto lucido che proprio non mi va giù. Peccato perché mi era quasi venuta decente.